Allora, professor Santo Lombino, quindi questo, ecco, questi giorni dedicati al centenario di Tommaso Bordonaro continuano con questa meravigliosa mostra. Cosa abbiamo qua? Allora, in questo tavolo abbiamo il trombone fabbricato a Budapest 1917 che Tommaso Bordonaro ha usato per tutta la vita, sia in Sicilia sia in altri posti della Sicilia. Quindi lui cosa faceva? Suonava in una banda? Sì, aveva partecipato a una banda musicale e per farlo aveva litigato col padre, che era contrario a questa scelta, perché pensava che musicanti equivalesse a stravaganti. Ma a questo punto ha fatto intervenire gli amici del padre e hanno convinto il genitore a dargli il permesso e quindi ha suonato il bombardino, il trombone in questa banda e poi in America quando è emigrato nella Patterson Symphonic Orchestra. Quindi questa è la tromba che usava Tommaso Bordonaro. Questo è invece il metodo per il trombone a tiro con cui lui studiava la musica assieme all'amico Simone Pirrone. Quando Bordonaro si è accorto che erano gli ultimi anni di vita, l'ha rinviato a Bolognetta ai figli di Simone Pirrone, suo coetaneo. E qui vedo. Questi abbiamo invece i filmini della Kodak a colori che Bordonaro, giunto in America nel 1947, dopo 2 anni comprò questa Kodak a colori con cui documentava tutti i momenti importanti della sua vita privata e anche momenti di coralità, di convivialità, sia a Bolognetta quando venne a trovare i parenti, sia in America. Quindi c'è gran parte della sua vita è raccolta in questi filmini. E questi scritti invece? Queste sono delle pagine di diario che Tommaso ha scritto e anche delle lettere che lui ha inviato ai suoi amici di Villafranca, in provincia di Palermo. Benissimo, quindi qui poi vediamo delle mossa fotografica, Sì, quindi questa sono fotografia. immagini sia di Bordonaro, sia di parenti di Bordonaro, sia di emigrati bolognettesi nel New Jersey, perché queste foto Bordonaro le ha raccolte e poi le ha inviate a Bolognetta nel corso del tempo, scrivendoci sotto per trama di Tommaso Bordonaro, che può significare per tramite o anche per tessitura di Tommaso Bordonaro, quindi una parola bisenza, diciamo. Quindi Bolognetta si privilegia anche di avere una mostra, ecco, degli oggetti di Tommaso Bordonaro. E cosa avverrà questa sera quindi? Stasera faremo un momento di riflessione sull'emigrazione e sulla immigrazione attraverso vari brani di scrittori e poeti che hanno parlato di questo fenomeno. Quindi avremo brani tratti da vari scrittori, ma la presenza anche di due poeti, Laura La Sala di Marineo e Giovanni Lodico di Misilmeri, che reciteranno le loro composizioni poetiche. La ringraziamo, professore.